Siamo con Francesco Ripa. Francesco, martedì è stato il tuo compleanno, domenica ti sei regalato il primo gol stagionale, non poteva esserci un regalo migliore. No, sicuramente sono contento soprattutto per il punto preso a Lamezia, che sicuramente è un punto buono, visto che veniamo da un periodo non tanto buono. Sicuramente sono contento anche per me, che mi sono sbloccato, e quindi per un attaccante fare gol è sempre importante. Speriamo di continuare. Un'ottima prestazione dal punto di vista personale, ma anche una bella prestazione confortante dal punto di vista collettivo, diciamo, di squadra. Una prestazione condita da un punto guadagnato su un campo molto difficile che fa ben sperare per questi due impegni casalinghi. Beh, io penso che sono due partite, anche col Castelrigone abbiamo fatto un'ottima partita, però siamo usciti a mani vuote. Penso che domenica i primi 60 minuti li abbiamo fatti con la voglia giusta, con la cattiveria. Peccato per il gol alla fine, che potevamo gestire meglio, però cercheremo di trovare la prima vittoria stagionale domenica, che sarà una partita importante per noi. Francesco, dal punto di vista personale abbiamo visto che già sei entrato benissimo nonostante i problemini fisici col Castelrigone, hai conquistato il rigore. Al dodicesimo di domenica scorsa hai segnato il primo gol con la maglia dell'Arzanese, poi hai offerto una prestazione davvero maiuscola, sei stato un vero trascinatore anche per i compagni, hai giocato per la squadra, hai fatto salire la squadra. L'Arzanese non può fare a meno di Francesco Ripa. No, purtroppo in queste prime 10 partite ho avuto all'inizio le 2 giornate di squalifica, poi sono stato fermo 15 giorni, come hai detto tu, sono rientrato col Castelrigone. Piano piano quindi devo trovare la condizione fisica. Speriamo di dare una mano, spero di dare una mano ai miei compagni, perché ci crediamo e vogliamo salvarci. L'Arzanese è viva. Grazie Sì, sicuramente. Francesco. Ciao ciao.